Ragazzi, si torna a giocare bene, sì, posso dirlo, piuttosto bene, in 1440p in risoluzione Quad HD con circa 1250 euro. Più o meno il budget è quello. Bentornati su Prophecy Tech, se state cercando di farvi un PC in questo periodo appunto per giocare in 1440p spendendo il meno possibile, allora avete aperto il video giusto. Sembra uno spot ma non lo è, è realmente così ragazzi. Perché questo è uno dei migliori PC in assoluto che possiate realizzare oggi per tale scopo. Solito format ragazzi, ma un po' rivisto a dire il vero, perché oggi andrò abbastanza spedito sulle componenti, sulla presentazione della build, in modo da lasciare ampio spazio alla prova in gioco. Ho testato questo PC su ben 20 titoli, anzi 21 per l'esattezza, e di una quindicina di questi vedrete proprio i gameplay. Quindi se il video vi dovesse piacere, ci mancherebbe, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e soprattutto suggeritemi con un bel commento altri titoli da provare prossimamente. Il video, fanciulli, è per voi, quindi se in tanti vorreste vedere come va un gioco nello specifico, segnalatemelo, così cerco di portarvelo alla prossima configurazione. Tranquilli, Warzone c'è, Fortnite c'è, GTA Online c'è, questi ci sono già. Allora, la scorsa volta vi ho portato una build di fascia più alta, sui 2000 euro. Infatti, come detto, in quell'occasione andremo a scendere via via con il budget, quindi se foste interessati a qualcosa di più costoso sappiate che esiste quel video, così come sappiate che sulla nostra pagina Amazon trovate altre configurazioni di fasce di prezzo differenti che ho aggiornato proprio in questi giorni. Link alla pagina giù in descrizione. L'obiettivo della build di oggi, come detto, è quello di permetterci di giocare in modo più che dignitoso in 1440p un po' a tutto senza spendere cifre folli, e vi ho già spiegato una miriade di volte come in quel caso dovreste puntare a due schede video fondamentalmente: o l'RTX 3060 Ti di Nvidia o la Radeon RX 6700 XT di AMD. Io ho usato la prima in questo caso, ma non ho nulla in contrario se decideste di andare sulla 6700 XT. Mediamente come prestazioni nude e crude si equivalgono. Poi lo sappiamo, con Nvidia abbiamo migliori prestazioni ray tracing, possiamo sfruttare il DLSS che ad oggi è ancora la migliore tra le tecnologie di upscaling, e allo stesso modo se vogliamo registrare video e fare streaming le schede Nvidia sono da preferire rispetto alle AMD. Dall'altro lato, con la 6700 XT abbiamo però un quantitativo di VRAM superiore, 12 GB contro gli 8 della 60 Ti, che in futuro si potrebbero tornare utili, anche se questo non lo vedo un PC con il quale andremo a maxare sempre e comunque, come si dice, tutti i giochi, quindi ad utilizzare sempre i dettagli sparati al massimo. Anche a livello di prezzi siamo lì, le trovate più o meno alle stesse cifre. E a proposito, sappiate che parlando proprio di scheda video potete sempre risparmiare qualcosa, come seguendo ad esempio il nostro canale Telegram Hardware Finder, che ne posta di schede video un bel po' tutti i giorni e vi permette di acquistare magari la stessa scheda video ad un prezzo inferiore. Ad esempio la Zotac che ho utilizzato io per la build su Amazon.it la trovate stabilmente sui 630 euro, ma più o meno tutti i giorni salta fuori su Hardware Finder da Amazon esteri a meno di 600, sui 580 euro circa. Sarebbero 50 euro risparmiati, che male non fanno. E c'è anche proprio la pagina web di Hardware Finder, dove sono raccolte tutte le schede video, o quasi, in stock ai prezzi migliori, e contempla tutti gli Amazon, anche quelli esteri, quindi non solo Amazon Italia. Pagina che si aggiorna chiaramente in modo automatico e quindi vi offre un bello specchietto sulla situazione attuale giorno per giorno dei prezzi. La potete consultare quando volete e anche questa la trovate giù in descrizione. E non vi scordate poi che c'è anche il nostro canale Telegram principale, Profesi Offerte, che invece posta un po' di tutto, componenti e periferiche, e anche quello vi permette di risparmiare qualcosina, così magari quei 50 euro risparmiati diventano 80, 100, perché no, soldi che possiamo banalmente tenerci in tasca per andare a fare altro, oppure li possiamo utilizzare per migliorare ulteriormente il nostro PC. Oh, figata, non ditemi che ci siamo tolti dalle scatole
già il capi dello scheda video. Fantastico. A proposito, Kernan, perché hai scelto la Zotac? Perché è una di quelle che si trova praticamente sempre in stock ed è una delle più economiche in assoluto. Non è super silenziosa, ci mancherebbe, date le sue dimensioni compatte, ci sono custom migliori, però ripeto, è facile da reperire e costa meno di tante altre. Come combo scheda video e processore sono andato su AMD con una B550, nello specifico io ho utilizzato la Gaming Plus di MSI, ma in descrizione vi lascerò la A Pro, che è altrettanto valida e costa meno di 100 euro ad oggi, e un bel Ryzen 5 5600 e basta, cioè senza X. CPU uscita da poco, è la prima volta infatti che la vedete su questo canale, e offre praticamente le stesse prestazioni del 5600X. Questo perché è la stessa CPU, è sempre un 6 core 12 thread, l'unica cosa che cambia è la frequenza, che è leggermente più bassa, e le differenze a livello prestazionale sono davvero minime, per non dire nulle. Anche come prezzo, a dire il vero, non siamo distanti, però costa comunque già ad oggi 20 euro in meno del 5600X e in teoria questa forbice dovrebbe allargarsi un pochino con il tempo. Rispetto alla controparte Intel, vedi l'Intel Core i5 12400F, con AMD ad oggi si risparmia qualcosa, per il semplice fatto che le schede madri di Intel, le B660, costano più delle B550. Ho già dedicato un video a riguardo sull'argomento, quindi non sto a ribadire le stesse cose. Ad ogni modo, se volete andare su Intel, trovate in descrizione, semplice, la build alternativa con 12400F e B660. Cosa c'è di meglio di un mercato che ti mette sul piatto due opzioni altrettanto valide? Una sponda AMD e una lato Intel, in modo tale che ognuno è libero poi di scegliere in base alle proprie esperienze personali passate, preferenze. C'è un sacco di gente, questo è un qualcosa di cui molti non si rendono conto, ma è così, che ormai ha deciso che per tutta la sua vita utilizzerà Intel e che ha deciso che per tutta la sua vita utilizzerà AMD. Non è il massimo, perché spesso l'offerta, diciamo, non si equivalgono. In questo caso invece uno può scegliere, diciamo, senza farsi troppi problemi, perché effettivamente a livello prestazionale siamo lì. Il costo, come detto, è a favore di un pochino a favore di AMD, perché si risparmia qualcosa, ma appunto qualcosa, non è che è andato a risparmiare chissà quali cifre. Chi mi segue lo sa, io sono contro i dissipatori stock, per me nella maggior parte dei casi stanno bene nella scatola. Devo dire invece che per questo 5600 il Wraith Stealth è ok. Ovvio, sempre meglio un dissipatore ad aria aftermarket, economico, sicuramente sarà più silenzioso, però anche con carichi pesanti come Cinebench R23 non ci ritroviamo temperature assurde. Come vedete da questo grafico siamo sui 72 gradi circa, test della durata di 30 minuti. Con un calo della frequenza rispetto a quanto possiamo ottenere con un buon dissipatore ad aria a singola torre di circa 200 MHz. 200 MHz all core sicuramente vanno ad influire un pochino sul risultato, sullo score che otteniamo. E però, come sapete, poi passando al gaming è tutta un'altra storia, perché il carico lato CPU è nettamente inferiore rispetto solitamente a quello che abbiamo con un rendering bello tosto come può essere appunto quello di Cinebench R23. Quindi, specie se l'obiettivo è prettamente giocare, il dissipatore stock in questo caso è ok. Se volete risparmiare il più possibile, potete senza problemi partire con quello. Poi è un upgrade, come dico sempre, che potete fare tranquillamente anche in seconda battuta. L'ho messo a confronto, come avete visto dal grafico, con il nuovissimo AK400 di Deepcool, che sarebbe il fratello più piccolo dell'AK620. È uscito da pochissimo, costa 35 euro ed è uno dei pochi dissipatori economici compatibili con il socket LGA 1700 di Intel. Infatti ve lo consiglio soprattutto per la build alternativa con Intel. Sono ancora pochissimi i dissipatori economici nativamente compatibili con l'LGA 1700, si contano con le dita di una mano. Infatti ve li lascerò in descrizione un po' tutti, così vi scegliete quello
che vi piace di più, mentre andando su AMD avete molte più opzioni a disposizione, è chiaro. E anche lo stesso H400 è compatibile chiaramente con il socket M4. Ad ogni modo, tutti i gameplay e i test che vi mostro tra un attimo sono stati effettuati con il dissipatore stock. RAM, questa volta sono andato su due moduli da 8 GB, quindi 16 GB in totale, che ancora vanno bene per giocare, da 3200 MHz. Nessuno vi vieta poi di puntare direttamente ai 32 GB, così come di prendere delle 3600 MHz. E parlando di alimentatore, ad oggi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Non è una build che consuma tanto questa, per dire, io ho utilizzato senza problemi un TX550M, quindi da 550 watt di Corsair, modello 2021, insomma un buon 650 watt direi che vi basta e vi avanza. Per i modelli esatti vi rimando alla descrizione, così come per l'SSD. Chiudo con il case, di solito il primo componente, invece oggi l'abbiamo messo alla fine, ma fa lo stesso. Vi ho già parlato un bel po' di case quest'anno, le soluzioni sotto i 100 euro non mancano, vedi ad esempio il consigliatissimo, mi sono stancato di nominarlo, DF700 Flux di Antec, ma lo sapete che mi piace sempre provare roba nuova, e allora ho comprato questo Montec Air X ARGB, che mi è piaciuto tantissimo. È uno dei migliori case che potete acquistare con 80 euro, di questo non ho dubbi. Il nome Air non può che suggerire la presenza di un bel mesh frontale con questa maglia che peraltro è in metallo. Sempre davanti troviamo preinstallate due belle ventolozze da 200 mm ARGB addressable, e c'è pure quella da 120 nel retro, anche lei illuminata. Ventole che sono PWM, incredibile ma vero, ciascuna con il proprio cavo per l'illuminazione e l'alimentazione, che arrivano al fan hub barra controller. Sì, è incluso nel pacchetto anche quello. È bellino, è compatto, viene venduto già con tre ventole, non dovete aggiungerci nient'altro. La qualità dei materiali non è affatto male. Ripeto, a 80 euro spedito è un piccolo best buy. Ragazzi, vi lascio ad una prima parte della prova in gioco, gameplay che vi ricordo sono stati eseguiti in risoluzione 1440p, e ci rivediamo tra poco, dove vi faccio vedere come va su altri giochi, dei quali vi mostrerò solo il risultato del benchmark integrato, e niente, poi vi do qualche altra info arrivando alle conclusioni. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Sopra di te, occhio! Mantieni la pressione. Choke's opponent is planning. Said he had a few surprises in the hold of that cargo plane. This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are going everything we have got at this superstar. What's good? Pilot, there's a temple on the runway. Temple on the runway! Final straight, and this kid is not stopping! Rallenta. C'è qualcosa di strano qui.
Aspetta, c'è del fumo più avanti. È Beatty. Forse sono gli stessi uomini dell'attacco alle mura di Northwich. Questo dovrebbe essere l'ultimo di questi maiali codardi. Aye, who's ready to go on the ground? This ship may be a nuclear bunker owned by some doomsday prepping billionaire CEO of a private military company, but don't nobody panic. Nah, for real, girl, I don't know. He didn't say nothing. Who, Avi? Nah, he said the less we know about this Don Percival fool, the better. I bet it's political. Soon as your ass is on them bunkers with secret files and shit, it's always political. Sei all'ultimo giro. Sing Rosario anymore. You're saltier than you look, Danny. Libertas turning things around, but the job's not done. Head to the fuel station and finish it. Get that cocodrilo away from... Go to move! Go to move!
terra uno. Se questa prova in gioco così corposa vi piace, e come avete visto è un sistema che ci dà un bel po' di soddisfazioni in 1440p. Oltretutto non ho utilizzato mai il DLSS, ma sappiate che c'è, spesso c'è, e potete sempre attivarlo, specie laddove è ben implementato, o per aumentare banalmente il frame rate, o anche per sfruttare il ray tracing, vedi Cyberpunk 2077 e Dying Light 2. Naturalmente ad un PC così ci andiamo ad affiancare un bel monitor 144-165Hz, mi sembra giusto, pure questa volta vi lascerò un paio di modelli in descrizione, anche perché oltretutto negli sparatutto multiplayer, lo avete visto, riuscite a giocare in QHD stando ben al di sopra dei 144 fps nella maggior parte dei casi, diciamo tolti BF2042 che è un bel mattone e Warzone. Il grafico che vedete vi racconta come va su altri titoli e niente ragazzi, inutile dirvi che con questo PC, gaming a parte, ci potete fare un po' di tutto. Potrei utilizzarlo ad esempio tranquillamente per editare i miei video, magari con 32 GB di RAM invece di 16, ma ci dividerei alla grande. E si può giocare e fare streaming allo stesso tempo senza problemi. Ragazzi, mi fermo qui, spero che il video vi sia piaciuto e come dico sempre, se vi va, ci vediamo al prossimo.